I dati trimestrali presentati da Unioncamere sull'agricoltura lombarda preoccupano molto. Ne abbiamo parlato direttamente con Luca Marcora, il ricercatore che ha seguito lo studio. Vediamo. Dottor Marcora, allora commentiamo i dati di questo trimestre per quanto riguarda l'agricoltura lombarda, ancora una volta negativi. Sì, è il sesto trimestre consecutivo di andamento negativo dell'agricoltura lombarda, attanagliata da un problema di costi troppo elevati. In questo ultimo trimestre, il secondo, forse qualche piccolo raffreddamento della corsa della quotazione del mais e della soia c'è stato, quindi non sono diminuiti, ma almeno si sono fermati i costi di alimentazione. Costi energetici molto elevati e tutto ciò non compensato da prezzi adeguati di vendita. C'è una forte crisi dei consumi, anche dei consumi alimentari, che oramai vengono intaccati dalla crisi economica, dalla diminuzione del reddito disponibile conseguente anche alle politiche di risanamento del bilancio pubblico. E questa domanda scarsa fa sì che i prezzi debbano rimanere necessariamente bloccati o cedevoli, altrimenti non viene venduta la merce. Questo fa sì che i prezzi non riescano a compensare oggi i costi di produzione, quindi molte imprese oggi stanno lavorando in perdita. A tutto ciò poi si aggiunge, caso di dirlo, piove sul bagnato, si aggiungono i problemi del maltempo, che sono stati problemi molto gravi. Un mese e mezzo di ritardo nelle semine del mais, con condizioni di coltivazione tremende, per cui maggiori costi e si prevede minore resa. Campagna di raccolta del frumento tenero, duro, dell'orzo, dell'avena, della segole, molto negativa dal punto delle rese produttive, ancora per il maltempo. Ortofrutta e florovivaismo in ginocchio hanno dovuto distruggere prodotto, anche lì problemi nelle semine, nella raccolta. Anche la vite lamenta qualche problema, ma forse per la vitivinicoltura ancora presto, per fare delle stime negative in termini produttivi. Quindi il problema dei costi, domanda cedevole, prezzi non adeguati e soprattutto il problema del maltempo. Cosa si può fare? La Regione Lombardia vi sta aiutando, sta facendo quello che serve? Beh, io sono un ricercatore, quindi no, sicuramente la Regione Lombardia, per esempio, non abbiamo citato un altro dei problemi, che è quello del credito, delle difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese agricole, quindi del cosiddetto credit crunch. Sicuramente l'iniziativa della Regione Lombardia, che ha anticipato i premi della PAC, della politica dei contributi comunitari, della politica agricola comunitaria, dà un sospiro di sollievo alle imprese che si vedono arrivare una liquidità in questo momento molto necessaria.